La Sicilia è la nuova Gerusalemme. Ti basta questo? Quindi è la terra più importante del mondo. Agli occhi di Gesù. Poi agli occhi di Salvini sarà la terra dei terroni. A me di Salvini non mi interessa niente. Ma che Gesù pensa che la nostra terra è la più importante al mondo, non la più evoluta. Purtroppo facciamo più schifo di tutti, perché abbiamo la mafia, la capitale della mafia mondiale. Però è la terra benedetta da Dio. Piaccia o non piaccia all'Auge, non ci possiamo fare niente. Quindi noi dobbiamo la Sicilia, non da sola, accompagnata da tutti i popoli latini. Quindi l'Italia, noi stiamo dando dimostrazione, noi siciliani, di essere più italiani degli italiani. Io ho degli amici a Pordenone, ad Aviano, che mi adorano e io adoro loro, perché ci sentiamo italiani. Io mi sento a Trieste italianissimo. Chi si sentono mensi jugoslavi? Io mi sento italiano. Voglio parlare italiano. Vado a Brunico, a Bolzano, mi parlano in tedesco. Oh, io qua in Italia. E no, tu a parlare. No, lei deve parlare in italiano, perché lei è patriota. Uno che viene da 1500 km. Quindi noi amiamo la nostra terra. Amiamo l'Italia, amiamo i popoli latini, perché, caro fratello, noi siamo stati scelti da Dio come quel popolo che deve portare la sua parola nel mondo. Buonasera Giorgio, mi piacerebbe che raccontassi anche a noi l'episodio di quell'uomo che era pronto a pagarti milioni di euro perché tu non parlassi sì, più. Sì, io ho incontrato quell'uomo che è un uomo vicino a Roma, che io ho chiamato l'anticristo simbolico, che mi voleva dare 66 milioni di euro, di dollari, perché mi voleva fare l'opera. L'unica condizione, sono stato invitato, mi ha portato una persona, un funzionario di banca che lo conosceva, mi ha portato in questa villa gigantesca che io so, però non ti posso dire perché devo rispettare l'anonimato, cioè non la privacy, per legge la rispetto. Potrei anche come giornalista dire diciamo il suo nome, ma siccome è una fonte riservata non lo posso fare. C'erano due, una Ferrari e una Lamborghini, per esempio, fuori questa villa, una villa molto conosciuta tra l'altro, vicino ai Colli Romani. Ecco, più di questo non ti posso dire. Sono andato lì, mi hanno telefonato, dobbiamo parlare, c'è un imprenditore non conosciuto ma molto facoltoso che ti vuole parlare. Sì, va bene, ci vado. Ci siamo andati, mi sono presentato solo, prima mi aveva invitato a Zurigo, poi io, signore, ma non è che mi fanno fuori, sai, io sono un pochino persona normale, e misteriosamente cambia itinerario e mi dice: venga a Roma. Perché prima attraverso un funzionario di banca, poi mi passano lui, perché io, sai, io voglio, oh, ma qui è questo, cioè sono io, un accento leggermente straniero ma proprio quasi niente. Vado lì e lo incontro in una sala la metà più piccola di questa, ma molto, in questa villa molto piena di arazzi, quadri, un tavolo lungo, e lui era un po' in fondo, bello incravattato, non altissimo, media altezza, io ero più alto di lui. Presentiamo, buongiorno, e parliamo circa due ore assai sono. Dove lui all'obbligo, queste sono le sue parole, poi voi potete credere a quello che volete, io mi sono fatto una mia discernimento, dove lui mi dice che gli è stato imposto di darmi dei nomi e dei cognomi. Da chi? Da quello che lui chiama Dio, ma dipende a che cosa si riferiva, quale Dio. E mi dice dei nomi esatti di potenti, di grandi banche, di grandi mezzi che hanno nelle mani il mondo, che creano le guerre e che creano soldi, che creano miseria, fame. E mi dice lui,
voi fatevi l'idea che volete, io me la sono fatta, che lui era a capo di tutto. E mi dice che era mandato da suo padre. E suo padre, lui si chiama Arimane, se tu guardi la religione, se guardi gli insegnamenti di Rudolf Steiner, Arimane è Satana. Invece lui dice che è Arimane, ma si fa capire che è figlio di qualcuno, di Satana, cioè non il Satana, ma il figlio. Mie deduzioni per ispirazione. Lui mi dice che il capo di tutta questa grande congregazione economica mondiale, che controlla tutto e che appoggia tutta la mia missione, anche la lotta alla mafia. Mi dice: io ti do dei fondi e ti do anche delle indicazioni per poter fare tutto quello che puoi fare e che vuoi fare contro questo male. Che lui, sottinteso, se è il padrone dell'economia mondiale, io deduco che controlla anche quello, ma è una mia deduzione. E prendetela come volete, io ho le mie convinzioni.